Salve a tutti gli amici del canale. Oggi ho deciso di fare un po' di trekking invernale e proverò a fare il giro del lago dei Tre Comuni. Vediamo un po' come va. Il cielo è leggermente nuvoloso, comunque non dovrebbero esserci problemi in questo senso. A dopo. Mi trovo sul lato est del lago e ho iniziato questo trekking invernale, questa passeggiata che mi porterà a fare il giro dell'intero lago. Ecco qui una panoramica. È giornata bella oggi, dai, ha allargato. Stamattina non sembrava, bellissima. Temperatura circa 9-10 gradi, ottimo. Qua c'è una bella strada che poi diventerà un tantino più impervia. Mi sto addentrando in una zona un po' più boscosa. Piccolo ponticello di legno. Ecco, località Trasagis. Praticamente sto lasciando il comune di Trasagis. Mattina pioveva, quindi il terreno è anche un po' ancora un po' bagnato, sdrucciolevole. E fare attenzione a non scivolare. Sto percorrendo il lago in senso antiorario. Vediamo un po' Runtastic, il programma, l'app sullo smartphone, quanti chilometri poi mi segnalerà. Quest'anno ho fatto il giro del lago di Anterselva, del lago di Bryce e il lago di Bled. Ecco, questi laghi erano situati in Trentino, i primi due, Bled in Slovenia. E adesso faccio il giro di questo lago friulano, lago dei Tre Comuni. Se vi fa piacere potete vedere i miei precedenti video sul giro di questi laghi e ho documentato tutti i giri che ho fatto, e quindi se andate sul mio canale trovate i video. Qui abbiamo un bellissimo pontile, tra l'altro appena restaurato, nuovo. Panorama stupendo, lago dei Tre Comuni. O lago di Cavazzo, chiamato anche. Molto belle queste casette per gli uccelli.
trasmesse, mi sembra, da qualche scuola della zona, i ragazzi di qualche scuola della zona. Belle iniziative. Uscito un po' dalla zona più boscosa e vediamo un po' più avanti com'è. E così camminando mi viene in mente Walking Track, che va spesso a fare trekking, camminate nella natura. Saluto. Devo dire che mi ispiro anche un po' a lui facendo queste esperienze, a parte che fa bene anche per la salute, una buona sana camminata all'aperto. Però ci si ispira anche guardando altri video di altre persone, senza nulla togliere gli altri. Ecco, un caro saluto a Walking Track se mi sta guardando. Bello anche questo ponte in legno. Voglio salutare anche un altro amico del mio canale, Alessandro Natalini, pure lui va a fare spesso trekking tra le varie attività che svolge, con successo già da alcuni anni, ha un bel canale, saluto anche lui. Ecco, sono entrato in un altro punto un po' più chiuso dagli alberi, anche se ormai liberi dalle foglie, data la stagione, chiaramente. Qui si sale, ci sono degli scalini in legno e pietra, e vediamo un po', qui si sale comunque. Cronaca, sto riprendendo con una handycam Sony 405 CX senza alcun ausilio di gimbal o stabilizzatore, quindi mi scuso per le immagini, soprattutto certe immagini un po' più ballerine e movimentate. Ho anche un piccolo treppiede dietro che uso per fare riprese, lo zoom, autoriprendermi. E un smartphone Nokia Lumia per fare qualche foto. Ecco, questa è la mia attrezzatura leggerina di oggi. Sullo sfondo al ponte dell'autostrada. Ponte in legno. Ecco, sullo sfondo ponte dell'autostrada. Sono contro il sole, quindi non so cosa si vedrà. La pieve di Santo Stefano. Località Cesclags. E continuo questa mia passeggiata, sono arrivato quasi sul lato nord del lago, la località di Somplago. Il sentiero è sempre percorribilissimo, molto
comodo. Il panorama è stupendo. Nel sottofondo Runtastic che sta facendo la tabella di marcia. Fra poco anche mi fermerò a bere un po' d'acqua e l'app che ho sul telefonino mi calcola il tempo anche delle pause, ma non è che mi interessi più di tanto. Perché a me più che altro mi interessa sapere i chilometri percorsi più che il tempo, le pause che faccio anche per fare delle riprese eccetera. Qui c'è una piccola casetta in legno per riparare il viandante dalla pioggia, tutta bella imbrattata con delle scritte, spesso accade in questi luoghi, purtroppo. Un percorso molto comodo da fare, ben tenuto. Questi ultimi anni hanno migliorato molto la zona con manutenzione e pulizia. Ancora una passerella, qui abbiamo un grosso albero sradicato, probabilmente dagli ultimi eventi avversi meteo che ci sono stati in zona. Ecco qua. Grosso traliccio dell'alta tensione. Io ci devo passare sotto perché è proprio sul sentiero. Da qui fa pure una certa impressione. Molto alto. Qui il sentiero si interrompe e devo fare un pezzetto in strada. Località Son Plago, in cima al lago dei Tre Comuni. Qui passo proprio sotto l'autostrada. Sto raggiungendo un bivio e attraverso per ridiscendere dall'altra parte. Adesso l'autostrada me la ritrovo sulla sinistra. Sono fermato un attimo a bere un goccio d'acqua. Sullo sfondo abbiamo la centrale elettrica di Son Plago. Mentre sto praticamente tornando indietro sul lato opposto del lago, sto tornando verso il comune di Trasaghis dove sono partito prima. Dietro di me la centrale che ho appena passato e le montagne ancora illuminate dal sole verso il tramonto. Adesso il lago ce l'ho sulla mia sinistra, sempre l'autostrada che passa. È un bellissimo colore verde.
Forse c'è anche un sentiero non segnalato per costeggiare il lago più vicino da sotto, però non mi fido ad andare perché non vorrei poi essere costretto a tornare indietro. Non essendo segnalato nulla, preferisco sfruttare questa strada che è più sicura. Accidenti, qui è proprio una bella grotta che entra. Chissà dove porta. Una specie di torrente che scende dalla montagna. Comunque è una strada poco trafficata, quindi è anche piacevole da percorrere. Ho visto pochissime auto passare fino ad ora. E mentre cammino penso, i miei pensieri vanno anche a dei personaggi che in questo periodo stanno ispirando un po' la mia vita. E uno di questi è Andrea Spinelli, che posta spesso su Facebook le sue avventure di viaggio a piedi. E ho appena letto anche il suo libro Se cammino vivo. Infatti lui è afflitto da una brutta malattia, lui non vuole che se la chiami così, ma vuole che si chiami col suo nome, un cancro non operabile al pancreas. Questa persona, con i suoi post su Facebook e il suo libro, mi ispirano un po' anche a fare queste seppur piccole camminate, perché anche per me sono comunque curative, anche se per cose molto più lievi. Comunque un pensiero va a lui. Il Runtastic sta facendo il suo lavoro, 6,16 km, ma non è finita. Mi viene adesso in mente un altro personaggio di YouTube che seguo, Luca Allori, il grande Mac del canale Mac Adventures, che saluto. Anche lui sta facendo delle belle camminate, da quello che posso vedere su Facebook. Un grande saluto anche a lui. Piano piano sto ridiscendendo. Qui un altro scorcio del lago. Altro bel ponte in legno.
raggiunto di nuovo la località Trasagis, anche se mi trovo ancora dall'altra parte del lago. Questa parte del lago è piuttosto paludosa, piena di canne. Anche questa parte è particolarmente bella. Piano piano mi sto accingendo a riattraversare il lago verso la sponda est dove sono partito. Questo è il ponte che mi riporterà dall'altra parte. Vengo a raggiungere la macchina, praticamente ho chiuso il cerchio, ho chiuso il percorso e sono tornato al punto di partenza. Ringrazio chi ha avuto la pazienza di seguirmi fin qui. Runtastic mi dice 8,63 km percorsi. Ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirmi durante questa mia camminata di oggi e niente, sono soddisfatto di questi chilometri fatti in solitaria attorno al lago dei Tre Comuni, chiamato anche lago di Cavazzo. Spero vi sia piaciuto questo video e alla prossima. Ciao ciao da Gabri Mir.